Ciao a tutti, vi faccio vedere qualche piccolo dettaglio all'interno del camper che già, secondo me, sto migliorando. Partiamo dalla dinette. Nella dinette c'è questo sistema qui di sgancio. Tirando indietro si sgancia per la prolunga da fare il letto matrimoniale. Questo qui si sta rompendo, l'hanno spostato 1000 volte, ma si sta spaccando. Adesso vi faccio vedere di qua. Io questo qui l'ho sostituito e gli ho messo questo qui, che è molto più grosso, e poi ha due scatti, uno e una due, da mettere qui, si manda giù, si incastra lì e si ferma. Vedete qua quanto l'hanno rovinata? Perché quel gancino lì non teneva più, l'hanno messo da una parte, poi dall'altra, poi rigira, rifai, muovi i buchi. In poche parole l'hanno rovinato tutto il legno, sempre di continuo, e non gli è mai venuto in mente a nessuno di metterne uno nuovo. Questo è il risultato finale. Poi qui ovviamente ci viene il cuscino e quindi viene coperto e non si vede neanche. E ho già fatto la prova, anche quando si apre non va a dar fastidio sotto. Questo qui è per dimostrarvi che basta poco per migliorarlo. Io ho speso pochi euro in quegli accessori, l'ho preso in ferramenta, si trovano in qualsiasi ferramenta. Adesso lo faccio anche lo stesso lavoro nell'altra dinette, così è ancora più sicuro e so che è un lavoro fatto bene. Poi rimedierò anche dello stucco da legno e cercherò di coprire un po' quei buchi in modo da ripristinare un po' il legno. E poi vi faccio vedere anche altri lavori. Anche qui vediamo che è tutto rovinato, hanno fatto un disastro perché questo spostano una volta qua, una volta là, una volta su, una volta giù, una volta a destra, hanno rovinato completamente tutto. Adesso noi invece andiamo a posizionare così, facciamo la misura come va fatta, tenendolo ovviamente leggermente più alto, ma poco poco, e mettiamo subito la prima vite. Mettiamo la prima vite e la puntiamo, non stringiamo. Andiamo a vedere che non dia fastidio a niente. Teniamola in posizione. Così si dovrebbe bloccare bene. Vediamo un po', ecco, così si blocca bene, non dà fastidio a nulla. Si è bloccato bene, ok, qui non dà fastidio. Facciamo la prova se quando apriamo dà fastidio. Assolutamente no. Perfetto. Adesso mettiamo in dritto, mettiamo l'altra vite e poi finiamo di avvitare. Un'altra cosa che ho preso in ferramenta è questo qui, questa luce, che sembra uno scrocco, va con le pile e fa una luce che mai. E lo metto in basso perché le bambine, altrimenti quando stanno su, devono andare a accendere la luce là e non ci arrivano, non ci possono arrivare. Quindi io la metto qui, a questa altezza qui, che è l'altezza della maniglia della porta. Magari lo metto un po' centrale, adesso vedo, magari lo metto un po' più centrale qui così o da una parte, boh, vedo come sta meglio. Questo qui si attacca o con questo qui che è biadesivo, e poi per cambiare le pile è molto semplice perché è a strappo, vedete, ha il feltro e si strappa se è anche accesa la luce. Altrimenti si cava questo feltro qui, si attacca con la calamita che lo metti nel gavone. Si può attaccare anche con una vite, ma io non faccio altri fori. E funziona con tre pile stilo. Si apre dal di qui, questo scorre e si apre. È proprio una basetta tranquilla. Ed è un bel aggeggino, secondo me. Con le luci LED consuma poco, pagato 6-7 euro. Una cosa che ritornerà utile. Ecco così come viene montato. L'ho già attaccato, si attacca col biadesivo 2 minuti. Poi gli metterò sicuramente altri biadesivi, perché vedo che non è che sta proprio attaccato fisso bene. Oppure lo metto con le viti, ma non volevo far buchi, quindi adesso vediamo. Volevo magari metterci altri feltri biadesivi e così a posto. Qui all'altezza giusta, ti acceca quando lo accendi, fa una luce che mai. Quindi quando è notte, sì, dai, è un po' ballerina, bisogna mettergliene
bisogna aggiungere un po' di roba per fissarlo meglio. Così di notte, quando uno ha bisogno della luce e deve tenere la luce accesa in questa zona qui, che è la seconda dinette, e vuole un po' di luce in questo ambiente, anche le bambine la riescono a accendere, fa la luce qua e quindi non dovrebbe dargli troppo fastidio. Adesso vediamo. Ciao a tutti, allora mi trovo a Rimini e sto andando a prendere le stoffe per il divano da fare copri cuscini e divano, visto che erano a posto, erano nuove i cuscini. Allora, oltre alla stoffa del copri divano, devo prendere anche da fare le tende, quindi mi serviranno anche quelle lì, e vediamo un po' che cosa che hanno. Ok, la stoffa l'ho presa, ve la faccio solo intravedere. Cos'è che tiro fuori con la stoffa? Ve lo faccio vedere nei prossimi video. E se le faccio io, vi faccio proprio vedere anche come faccio a farla. Altrimenti, se la porto dalla sarta perché non ho tempo, vi faccio vedere il risultato finale e come ho fatto i copri sedili. Ho preso anche le tende alla fine. Non vedo l'ora di farle finite per farvi vedere come viene, e che viene fuori una figata assurda. Piano piano lo sto sistemando il camper, sto mettendo a posto tutte queste piccolezze. Devo ancora portarlo però dal meccanico, che voglio fargli fare un bel tagliando e far controllare la cinghia di distribuzione, che per me è da fare, e poi siamo pronti a partire. Beh, direi che per questo video è tutto, quindi ci vediamo al prossimo. Ciao!